intervenire, ovviamente in replica, avrà solo ed esclusivamente 5 minuti. Ciò detto, la cortesia è di rimanere anche di quel periodo che noi abbiamo stimato per completare il Consiglio Comunale. Manca poco. Quindi, la parola al consigliere Luizio e gentilmente, se già adesso vi prenotate per gli interventi, così dopo chiudiamo la seduta. Presidente, sono le 8 e mi auguro delle 8 e 5 di terminare il mio intervento. Ovviamente per questioni di prezzato deve essere proprio schematico e puntuale per il fatto che è una serie di affermazioni fatte, che poi meritano di essere approfondite. Innanzitutto guardiamo un attimo il programma di governo che si era previsto. Si diceva giustamente il consigliere esposto. Il programma di governo, il file aperto, è rimasto aperto purtroppo, nulla di realizzato, si parla di migratori ambiente, sì, la raccolta, innanzitutto bisogna andare a vedere questi dati da dove vengono, chi li ha raccolti, come li hanno raccolti, perché sappiamo bene che la raccolta differenziata non è ancora finita su tutto il territorio di Casoria, ma soltanto in parte. Allora io mi chiedo, se è vero che siamo al 70% della raccolta differenziata, perché questa benedetta TARS non è ancora scesa? Perché non è stato rilettato di cittadini il benefit di una raccolta differenziata che loro si stanno impegnando a fare? Forse perché la società non è veramente deficitaria. Noi abbiamo chiesto, questa è l'opposizione propositiva, ormai da tanto tempo in conferenza capigruppi e oltre, di venire in Consiglio Comunale a discutere di questa situazione. Dai parti della maggioranza ancora niente. Una semplice accennazione che ancora silente, mi auguro che alla fine di questo dibattito, come è giusto che sia, lo si pronunci. Io vi chiedo ancora una volta, dove è stato il primo impegno contro le concessioni ottimizzatorie su cui si è tagliato tempo addietro? Che si è fatto tutto quel impegno? Oggi non ce ne traccia. Abbiamo fatto qualche condizione al patrimonio? Se no, perché non sono state fatte? E io sono uno di quelli che dice, non dobbiamo far ricadere sull'ultimo cittadino i disagi dell'amministrazione, perché è vero che se da 40 anni non c'è un piano regolatore, il povero cittadino, lasciate vedere, quasi è costretto a rivolgersi all'illegalità, ma bisogna porre un freno. Per me questo bucle che si è andato a provare domani non è un freno. Poi mi serve il Consiglio Comunale quando si approfondirà la materia e spiegare le ragioni del Consiglio. Sì, stupidissimo, è la legge. Consigliere.
non è affrontato, seppure la mente al banco delle disposizioni, diventa più complicato, perché poi tutti possiamo parlare. Allora, chi vuole intervenire? Evita, se non ci sono altri interventi, quindi 5 minuti sarò fiscalissima, non fiscale. Voglio solo anticipare che la chiusura del consiglio sarà affidata al sindaco, senza diritto di replica, come la nostra buona tradizione. Consigliere Marzio. Una grande seriosità sembra parlare a caso, addirittura il sindaco, cioè il fatto che uno non ti può replicare, se forse non sei cominciato a preoccupare stasera. No, io al di fuori avrei dibattito, perché noi ancora abbiamo la volontà di parlare, almeno bene, questo consiglio comunale. Grazie. Allora, no, io a me mi incuriosisce sempre di più ormai questo scambio di amorosi sensi tra l'ex sindaco Stefano Ferrara e questa parte della maggioranza. E ovviamente prima mi sono fatto trascinare dall'emozione, perché io credo, mi sento di questa terra, quindi credo nelle cose che dico e le cose che faccio ogni giorno quotidianamente. Però vedi, Ferrara, a me mi sembra veramente un paradosso che tu, alla luce di tutto quello che hai prodotto in questi 2 anni e mezzo, e io ero in giunta con te, dove hai voluto mettere un muro di fronte a un leader che era il senatore Cattina, adesso vederti accostato a lui, addirittura accostarti alla sua capacità indubbia di leader politico, questa cosa veramente mi suona male. E questo te lo dico, guarda, in modo senza retorica, di non io mi ravvedo e di quando la parola forte, mi vergogno di aver fatto parte della tua giunta, se siamo a questo. E lo dico a nome dell'assessore Cappadone, mi sento di dire, ve lo dico a nome dell'assessore Pasquale D'Anna, e a nome dell'assessore Ernesto Magliante, a nome dell'assessore Pietro Iorice, a nome dell'assessore Lella Iorice, a nome dell'assessore del Portato e a nome dell'assessore Vicentino Valore Lano Viziano, che ci siamo, abbiamo lavorato 24 ore su 24 vicino a te su provvedimenti, su scelte che avevamo trovato nella vecchia amministrazione. E quando parlo di scelte parlo di caso da piedi, parlo del CDR3, quando io e te andavamo 2 volte al giorno a Roma, andate e ritorno per salvare il dissesto del comune di Casole che ci avevano lasciato. E parlo ancora quando ti hanno lapidato sulle luminate, sui volantini. C'è anche la Corte dei Conti che dicono che sta indagando. E oggi tu vai a soccorso di questa maggioranza, guarda la tua scena, caro Stefano, e quando ancora il sottoscritto, lo sanno tutti, che non era d'accordo ai tuoi atteggiamenti arroganti rispetto agli spostamenti, solo perché apparteneva al senatore Castillo. Questa è la verità, questo è fatto in 2 anni e mezzo. Ma non ti avvenivi prima, oggi faceva ancora tutto, forse di questa città. Avresti dovuto dialogare, quando qualcuno decide di dialogare con un leader carismatico che è il senatore Castillo, e voluto intraprendere una strada di numeri. E la stessa cosa che oggi mi viene da sorridere, in senso affettuoso, al vice sindaco, l'amico Sergio D'Anna, che ha sempre fatto una battaglia, ricordo sempre questa tua frase, la politica con la prima minuscola. Caro Sergio, io credo oggi stiamo assistendo alla politica con una minuscola, ma minuscola, minuscola, e dove tu oggi sei partecipe, compartecipe di questo processo. E allora io ti apprezzai quando lasciassi i banchi della maggioranza per andare all'opposizione, perché te credevi a una politica non di numeri, a una politica fatta di piattaforma dove c'erano i partiti e che non era solo prebende e situazioni ovviamente che hanno portato poi allo scioglimento del sindaco Ferrara. Io faccio appello anche a te stasera, che sei comunque un decano della politica, sei uno che sta sulla scena politica da tantissimi anni, oggi ricopre la carica di vice sindaco, quindi una carica importante.
dove c'è una giunta politica, dove dovrebbe, da questa giunta dovrebbe uscire anche al di là del sito proposte politiche e dove tracciare un cammino della politica. Guardate, stasera non so il sindaco che cosa dirà, ma chi ne perde, e ripeto, è la maggioranza che sta seduta su questi banchi, ma è anche la giunta politica che si è manifestata tale dal primo giorno. Grazie. Quando i consiglieri che stanno